Ciao baby ruttini, oggi nuovo video thrift haul in cui vi farò vedere tutti i vestiti che ho comprato nei negozi dell'usato, di seconda mano e da come potete vedere dall'arella alle mie spalle sono tantissimi, quindi il video sarà diviso in due parti. Visto che come al solito non so fare le intro, io direi di partire subito senza alcun indugio. Partiamo dalle camicie. La prima me la vedete già indosso perché è questa carinissima camicia lilla con tutti i pois. Dovete sapere che io ho avuto una fase in cui ero pazza per i pois, quindi questa camicia cadeva a fagiolo. L'ho pagata pochissimo perché mi sembra di averla pagata 1 o 2 euro addirittura ed è veramente carina. Il punto di lilla è bellissimo e come vi dico sempre io trovo che il lilla sia un colore perfetto per la mia carnagione. Solitamente la porto con un nodino, così diventa anche un pochino più corta, perché è, non so, una lunghezza strana che non trovo mi doni, però così è perfetta. Prossima camicia, anche questa a maniche corte, è questa qui di questo punto di blu. Ha tutti questi ghirigori in rosso e bianco, non so bene come si chiami questo disegnino, in caso se voi lo sapete fatemelo sapere giù nei commenti. Comunque anche questa l'avevo pagata pochissimo, tipo 1-2 euro. In realtà non l'ho mai messa, però secondo me non è brutta. Fa un pochino vecchia babbiona tedesca in vacanza a Jesolo, però secondo me dovrei metterla, perché non è per niente male. Prossima camicina è questa qui fiorata. Come potete notare la taglia è veramente abnorme e io penso di averla presa perché volevo farci qualcosa, tipo rimodernarla un po', ma io prendo sempre le robe, dico sì faccio, divento sarta, divento super fashion designer e poi non faccio niente. Infatti anche questa non l'ho mai messa, l'avevo pagata poco, tipo 1-2 euro. La fantasia mi piace anche se fa un po' divano da nonna belarda. La forma è veramente strana perché non so, è una forma da aquilone, quindi finché non la rimoderno questa qua non so quanto la metterò. Prossima camicia, però questa volta a maniche lunghe, è questa qui lillina che ha anche delle righette, non so se le riuscite a percepire dalla telecamera. Anche questa veniva poco, 1-2 euro e anche questa è abnorme e mi sembra che avesse anche le spalline che io ho tolto perché sennò no. Non so perché ma mi ricorda un sacco Ariana Grande, ma penso di averla presa ancora quando Ariana Grande forse era nella pancia di sua mamma. Comunque non è male, però veramente la forma così abnorme, non so, magari portata così, non lo so. Ditemi voi cosa posso fare con questa camicia. Prossimo capo è questo qui, che non capisco cosa sia, penso sia una maglia, però una maglia aperta perché ha tutti i bottoncini e si abbottona lateralmente. È di questa fantasia simile leopardata e non so perché mi ricorda molto Shania Twain. Ma oggi sono imbriaga. Shania Twain, non so se avete presente chi è. È quella là che cantava la canzone nel deserto vestita tutta leopardata. Vabbè, lasciamo stare. Anche questa l'ho pagata pochissimo, 1-2 euro. E secondo me è carina, è un po' stile retro, però ci sta. Devo anche questa usarla perché io mi dimentico delle robe che ho. Passiamo a due gonnelline che sono tutte e due tartan. La prima è questa qui che è veramente una fantasia bellissima e anche questa l'ho pagata 1-2 euro come l'altra. È un pochino grande, infatti la dovrei regolare, ma come al solito non l'ho ancora fatto. Penso siano passati tipo 10 anni, però vabbè, sorvoliamo. È veramente di ottima fattura, però secondo me è troppo lunga e dovrei accorciarla. L'altra gonnellina invece, che è sempre tartan, è più lunga perché arriva penso alle caviglie ed è questa qui più sul rosso. Questa qua in realtà si vede che è un pochino più usurata, però è ancora carina e anche questa è da regolare perché in vita mi sta troppo larga. Prossimo capo, che è veramente tra i miei preferiti e anche quello che ho usato di più, è questo giacchetto in jeans. Penso fosse una camicia in jeans in origine, solo che io l'ho tagliata, infatti vedete che è crop, e l'ho anche stretta, infatti dentro questa parte qua l'ho cucita tutta io, una cosa che ho messo a posto esiste. È un pochino baggy, un pochino largo, però mi piace, infatti come vi ho detto l'ho usato tantissimo. Anche questo l'ho pagato 1-2 euro e questo è stato veramente un affare.
sto facendo la sauna per indossare questo giacchetto che è un pochino più invernale, e questo qua l'ho preso a Bologna, mi sembra, l'ho pagato 10-15 euro, boh, non mi ricordo, comunque è troppo perché in realtà non è che mi faccia così tanto impazzire, mi piace il colore, però il materiale non so, fa un po' spizza, sarà anche perché sono mezza ignuda sotto. Comunque non mi piacciono neanche le maniche perché sono troppo larghe, però vabbè, dai, si può usare, non è così osceno. Voi che ne dite, vi piace? Non vi piace? Fatemelo sapere. Altro cappottino, questo qui secondo me è veramente bello, ma non lo sfrutto più di tanto, è questo verdino, sì, un verdino blu, poi ha tutte queste righine, quindi è anche a quadretti, e a me ricorda un sacco Basil l'investigatopo, non so perché, infatti mi sembra che un carnevale ho messo sto cappotto e ho detto sono vestita da Basil l'investigatopo e nessuno ha colto la mia citazione, quindi forse me la sono immaginata io nella mia mente. Questo qua l'ho pagato veramente pochissimo perché l'ho pagato 2 euro e è veramente ancora bello, in ottime condizioni. Cosa che mi piace è che ha anche i bottoni d'oro, che lo fa sembrare super elegante, super di classe. Penultimo capo sono questi shorts qui, che avevo comprato in un negozietto dell'usato qui a Jesolo, che sono della marca Giordache, non so come si pronunci. E boh, vabbè, sono degli shorts semplicissimi. In realtà sono a vita media, però mi stanno un pochino larghini, quindi li uso più che altro per andare in spiaggia. Non mi ricordo quando li avevo pagati, quanto li avevo pagati, però vabbè. Ultimo capo di questo, o meglio accessorio di questo thrift haul, è questa borsa qui marrone che è di Trussardi. Questa qua è stata veramente un affare abnorme perché l'ho pagata solamente 3 euro. Secondo me avrà una cosa tipo, non so, 40 anni, 30 anni, però è ancora in ottime condizioni, quindi mi piace. È una pochette, sì, l'unica cosa che è scomoda è che non ha una catenella, quindi la dovete tenere a mano, però secondo me fa ancora la sua porca figura. La prima parte di questo thrift haul è finita, per non perdere la seconda io vi ricordo che potete iscrivervi schiacciando il bottoncino iscriviti. Se avete messo mi piace a questo video vi ringrazio un sacco perché come sapete aiuta il mio canale tantissimo, e ovviamente commentate, fatemi sapere il capo magari che vi è piaciuto di più. Io ho detto tutto questo, vi saluto, vado subito a registrare la seconda parte e noi ci rivediamo al prossimo video.